Lucario Mori avrebbe già schienato, secondo me, dalla fase precedente la Bulnacano, ma vedete che ogni volta non è mai un single match, bensì è sempre un match a 3, a 4 contro una sola lottatrice, in questo caso contro la Lucario Mori. Abbiamo visto che una bastonata tremenda della Dump Matsumoto è cascata involontariamente sulla Bulnacano, è rimasta abbastanza intontita. Poi guardate questa tecnica tremenda di spacca dentro, ancora un solo conteggio, va in ponte, l'arbitro caccia via dal ring la Crane Yu, un cobra twist per la Bulnacano e la Lucario Mori riesce a bloccare per lungo tempo, come potete ben vedere, la Bulnacano, che ancora una volta si riscatta, cade comunque con le gambe, con i piedi al di fuori delle corde, e quindi non ci può essere inizio di conteggio. Ne approfitta la Bulnacano per imprigionare la Lucario Mori ai piedi, la trascina al di fuori del ring e dopo la consueta passeggiata la porta sul tavolo del giudice, compromettendo anche la buona resistenza del microfono, che è diventato, vedete, che è diventato un oggetto con il quale la Bulnacano voleva colpire sempre il braccio destro indolenzito della Lucario Mori. Poi l'annoda al paletto di recinzione con una serie di colpi di ginocchio, colpisce ripetutamente la Lucario Mori, che passa al contrattacco, schiaccia sul pavimento del palazzetto dello sport la nostra Bulnacano e la Lucario Mori si porta da altro angolo, eccolo, rotola sul ring, altrettanto sta facendo la Bulnacano. Nel frattempo l'arbitro aveva iniziato il conteggio per ring out, una prova di forza tra le due lottatrici. Vedremo chi avrà la meglio. Nel frattempo la Lucario Mori che parte con un calcio, poi con una serie di ganci, ora volano dei ceffoni, sono delle manate a mano aperta sul petto, poi vedete mani giunte come una mazza, la Mori comincia a picchiare la Nakano, che passa nuovamente al contrattacco, colpisce la Mori prima su quella spalla indolenzita, poi l'azione è andata avanti, ora c'è questa proiezione sulle spalle della Bulnacano, tentativo di schienamento, non ravvede l'arbitro la possibilità di uno schienamento, la Mori aveva sollevato la spalla, quindi l'arbitro aveva interrotto il conteggio, è stato prontamente ripreso, ma ancora una volta in maniera molto evidente la Mori ha sollevato la spalla. Ora è la Bulnacano che tenta questa schiacciata di sedere, va fortunatamente per la Mori a vuoto, sospinge la Mori la Nakano alle corde, poi la imprigiona sull'angolo rosso, la trascina con questa capriola in avanti al tappeto, tentativo di schienamento, colpo di reni della Bulnacano, ancora un nulla di fatto, cambia tecnica ancora una volta la Lucario Mori, e guardate in ponte tenta ancora una volta lo schienamento della Bulnacano, che riesce a liberarsi ancora una volta, si sovverte la situazione, era la Mori che ora subiva questo tentativo di schienamento, è riuscita anche lei a scivolare dalla presa della Bulnacano, che ora con un maegheri, un colpo di piede, un calcio frontale, rimette al tappeto la Mori, che si libera e blocca in questa posizione la Bulnacano. Tenterà ora probabilmente la Mori di mettere in verticale, la Bulnacano ci riesce, tecnica di spacca cervello, ancora la Mori dovrebbe approfittare a questo punto, due, ma la Bulnacano è vicinissima alle corde, tocca le corde e quindi l'azione viene nuovamente sospesa. La giuria sta dando dei termini prima della fine del match.
violentemente colpisce l'Aomori il volto della Bullacano, altrettanto fa la Bullacano ai danni dell'Aomori. Ora questa tremenda testata, ancora una tremenda testata, si abbatte sul volto dell'Aomori, viene trascinata abbastanza stordita sul tatami, ancora un tentativo di schienamento da parte della Bullacano, ancora un colpo di reni dell'Aomori, non c'è schienamento. Sollevata per i capelli la Yukari Aomori e ora imprigionata con questo ponte in avanti. Ecco che la giuria continua a dire che sta per scadere il termine consentito prima di uno schienamento, quindi ci potrebbe essere la soluzione di parità a questo punto per le due lottatrici. Non mi sembrerebbe giusto comunque questo tipo di verdetto. Maigheri ancora in pieno petto alla Bullacano da parte della Yukari Aomori, e semplicemente per la questione, dicevo, non mi sembrerebbe giusto semplicemente per la questione che c'è stato l'intervento delle varie compagne di team della Bullacano, quindi un piccolo vantaggio c'è per la Yukari Aomori, che ora salta sul corpo della Bullacano, la costringe al tappeto, ma ancora una volta riesce a sottrarsi dallo schieramento la Bullacano. Temibilissima, temibilissima la Bullacano. La Yukari Aomori riesce ancora una volta a sventare il pericolo. Ecco che volano una serie di calcioni, di gomote corte sulla nuca della Bullacano. Ancora la Aomori cerca di sollevare la Bullacano e purtroppo il tempo concesso dalla giuria, dopo i vari avvertimenti, i vari annunci di verdetto di parità, è scaduto e quindi le due atlete terminano esauste questo primo match della serata, esauste ma non vinte nessuna delle due. Dico un piccolo, non per una questione di parteggiamento, ma un piccolo vantaggio sicuramente sarebbe andato alla Yukari Aomori, in quanto abbiamo visto che la Bullacano è stata sufficientemente aiutata dalle compagne di squadra Krenyu, Dant Matsumoto, eccetera 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 eccetera, quindi un piccolo vantaggio sicuramente era a favore della Yukari Aomori, ma la giuria concede a un certo momento, quando vede che l'andamento del match è più o meno come quello che abbiamo visto, che c'è quindi una questione di eventuale parità delle due atlete, e nel frattempo vediamo, scusate, il nostro cameraman che è stato travolto come al solito da questo tremendo arbitro, e vediamo